Ci sono giorni calmi qui, dove non ci diciamo niente. Lavoriamo, facciamo quello che ci dicono di fare. Ci passiamo vicino quasi con fastidio e abbiamo una tempesta dentro che non esce mai. Colpo nessuno per quello che ho fatto, a parte me. Allora, questa è la nostra scommessa della settimana, Maternity Blues, in uscita in sala dopo il passaggio con successo all'ultima mostra del cinema di Venezia, a Controcampo Italiano. Già dal trailer abbiamo capito alcune cose, ma voi chi siete nel film? Chi sono i vostri personaggi? Andrea, cominci tu. Io interpreto Clara, che ha subito una grave depressione postpartum, per cui ha negato i suoi due figli, e Daniele fa il mio marito, che cerca di comprendere quello che può essere nella mente di questa donna. Ecco, perché tu ti trovi appunto poi in un ospedale psichiatrico, invece il tuo personaggio, Daniele, insomma, è innamoratissimo di questa moglie, non, malgrado quello che ha fatto, non rinuncia a perderla. Sì, beh, diciamo che lui lì per lì non se ne rende conto, traumatizzato da tutto quanto è successo, si trasferisce dal Friuli, va a Massa Carrara, apre un piccolo bar, comincia una vita nuova. È lì che piano piano si rende conto, in mezzo al dolore più fitto, di avere ancora un sentimento nei confronti di questa donna. Allora, io credo che questo è un argomento che non deve spaventare chi ci sta seguendo in questo momento e dice: oddio, parliamo di depressione postpartum. Cioè, questa è una di quelle cose che esiste nella vita delle persone. Il coraggio del film sta proprio in questo. Tu, Andrea, in un'intervista a Vanity Fair dichiari che una delle cose che ti ha colpito di più è che questa poi è una storia vera, correggimi se sbaglio. Storie vere. Ecco, però insomma, poi non è forse una storia, sono tante storie. Che idea ti sei fatta? Sì, diciamo che è un argomento che secondo me ci accomuna a noi donne, perché in realtà capita a moltissime donne la depressione postpartum. Cioè, le statistiche dicono addirittura quasi il 30%, in Italia sono stati 20 casi l'anno scorso, ma spesso i casi non sono magari così estremi, però ci si avvicina. Per cui secondo me il film dà un contributo sociale a queste donne che si sentono in difficoltà, sono fragili, deboli e quindi lancia un messaggio di amore, di supporto morale che noi donne abbiamo bisogno oggi. E anche questo che vi ha spinto a farlo, insomma, forse l'importanza del messaggio, anche se poi ovviamente è un messaggio anche difficile da far passare, no? Dichiara il regista, proprio in occasione ora della presentazione romana: nessuno voleva farlo questo film e mi aspetto che il pubblico possa avere un giudizio diverso rispetto alle donne che fanno queste cose e trasformare i loro pregiudizi in pietas. Che ne pensi, Daniele? Ma penso che sia vero. Fra l'altro il film, affrontando, come dicevi tu prima, non il caso singolo di questa donna, ma di più donne, ognuna ha i suoi motivi, le ragioni che spingono una donna a fare una cosa del genere sono molteplici. Si parla del cervello, si parla di depressione, si parla di sostanze chimiche che vengono a mancare, e spesso si parla anche di una cosa molto importante che secondo me è, insomma, nel 2012 forse è il caso di cominciare ad affrontare, che è anche l'attitudine di base ad essere madre. Cioè, ci hanno sempre insegnato che la madre, quando mette al mondo i figli, è naturale che faccia determinate cose. Il film affronta anche questo tema. Quindi che idea ti sei fatto, Andrea? Insomma, il problema, preferirei dire, il problema è il sostegno, l'aiuto, no? Però forse non è nemmeno questo, forse si deve agire su dei lati più profondi della personalità. Insomma, da quello che hai visto per prepararti alla parte, che idea ti sei fatta? E poi aggiungo, mi sembra, e lo vediamo molto bene anche nel film, che la condanna sia soprattutto interiore, no? Cioè sia in primo luogo della persona, no? Vari possono essere i motivi per cui una donna poi arriva a un gesto così atroce. Spesso nel passato troviamo malattie, oppure i genitori, modelli sbagliati, oppure nel presente un compagno assente. Quindi bisogna sempre guardare oltre e non rimanere in superficie a giudicare queste donne. Noi, il film non giudica, non assolve, però ci fa vedere un periodo di vita di queste quattro donne, e suscita empatia per questa donna, non fa altro.
Allora, su questo vorrei coinvolgere anche Laura Dellicolli. Adesso vi faccio vedere una foto, che è una foto di Grazia Verzani, che è insomma un'autrice, ha scritto tra l'altro Covadis Baby, che è un film, anche una serie televisiva, un libro che tutti conosciamo, e questo film, Maternity Blues, è tratto da un suo testo teatrale, e ha dichiarato Grazia Verzani: nasce dalla mia rabbia verso l'opinionismo televisivo superficiale che c'è stato dopo il caso Franzoni. Cioè, al di là di quello che poi la storia raccontata si rifà alla cronaca e anche forse a una certa superficialità con cui si legge e si esamina la cronaca. La storia anche produttiva di questo film lo dimostri, c'è stata molta difficoltà, molta fatica per far nascere un film del genere, loro sono bravissimi. Credo che questo sia il delitto più orribile, se, certo, si, può, non c'è se dubbio, si potesse dire così in italiano, perché chi è madre sa che insomma in realtà è proprio la cosa più innaturale. C'è da pensare seriamente quanto ancora sia molto superficiale il capire prima o capire durante e subito dopo quello che un parto e la paura di affrontare la crescita di un figlio o di accettare per esempio un figlio con problemi, mm-hmm, perché non sempre di questo ti accorgi subito, devasta nella psiche di una persona che non ha un suo equilibrio. Ecco, bisognerebbe che le donne affrontando una maternità avessero tutte, non dico la maturità di saper crescere i bambini, perché poi è vero che quello fa parte anche dell'esperienza, ma un'attitudine che se non c'è evidentemente crea problemi. Questo mi sembra molto importante e direi che già solo per questo ha senso avere fatto il film, ed è molto importante che le persone lo vadano a vedere. A proposito di questo, quindi non c'è solo Scarlett Johansson, lo diciamo a chi ci sta seguendo in questo momento, ci sono anche altri film. Allora, ecco, Andrea ha fatto, non so se la regia inquadrata, un gesto che la dice lunga, però la scommessa c'è, perché ora noi abbiamo fatto preparare un'altra foto di un grande del cinema, insomma, che è Ermanno Olmi. Ora utilizziamo questa foto per sintetizzare un meccanismo produttivo, perché tra i produttori del film c'è l'ipotesi Cinema, che è legata alla famiglia Olmi, anche se non solo, perché poi in qualche modo è stato coprodotto anche persino forse in parte dagli stessi attori, dalle persone che ci hanno lavorato questo film. Però 400.000 euro, viene un po' da ridere perché al cinema insomma è niente, che cos'è, un cortometraggio eccetera. Attenzione, 15 copie, perché ecco, probabilmente anche tra le persone che ci stanno seguendo in questo momento ci sarà qualcuno che si dirà: dove lo trovo questo film? C'è, ma è in pochi cinema. Questa è un po' la scommessa. Andrea e Daniele, mi volete dire qualcosa su questo? Sì, io ti ringrazio per la parola scommessa, perché è quello che pensavamo pure noi, è quello che pensava il regista Fabrizio Cattani 3 anni fa, quando ha cominciato a scrivere questa sceneggiatura, e ci ha creduto profondamente e indubbiamente, e così pure noi attori che abbiamo accettato di fare il film con lui senza ricevere un compenso economico, perché proprio ci credevamo e volevamo contribuire per un film finalmente impegnato e socialmente utile. Daniele? Sì, no, la cosa che mi viene da dire è questa: siccome prima abbiamo parlato del film dei supereroi, questo giocattolo meraviglioso costato chissà quanto, forse con i soldi di quel film avremmo potuto fare, credo, un 200 film di... No? Devi avere Scarlett Johansson come moglie. È andata meglio con Andrea, dai. No, quello che dico è che poi alla fine il cinema è una cosa molto... è come una sorta di campionato, per cui si arriva al 27 di aprile ed escono questi due film, certo, anche insieme, no? La bellezza, secondo me, è quello che può ribadire il nostro lavoro, quello che abbiamo fatto, ma insomma un'idea di cinema in generale è che se tu hai qualche cosa da dire, se un argomento è profondo, è interessante, è toccante, tu partecipi allo stesso campionato delle star, certo, più assolute, con un film che è costato, credo, la metà di quanto costi il catering di quel film lì. Esatto. Questo è direi che l'avete spiegato con molta chiarezza, e potreste anche essere gli outsider, chissà, noi ve l'auguriamo. Laura? Io l'augurio che posso fare a questo film è che la scommessa diventi una sorpresa, e questo certo dipende anche da come si riesce a promuoverlo, quindi certo, siamo qui per dirvi: cercate queste 15 copie e andate a vederlo.